Bentornati nel podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento sui temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Gianluca Dal Ceredo dei servizi organizzativi di Confcommercio Vicenza. Oggi vi illustro la nuova applicazione pensata per avvicinare l'associazione agli operatori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni, rendendo le notizie più fruibili e soprattutto personalizzate sulla base degli interessi degli utenti stessi. L'app di Confcommercio Vicenza si chiama Info Impresa ed è scaricabile da Google Play o Apple Store. Il vantaggio principale dell'applicazione è la sua completa personalizzazione, un aspetto fondamentale dell'esperienza dell'utente che deve tendere a massimizzare l'utilità e la fruibilità di quanto fornisce l'applicazione stessa, al fine di trarne i migliori effetti e quindi costruire delle relazioni efficienti ed efficaci con l'associazione. Una volta scaricata, consiglio quindi fin da subito la sua personalizzazione, che l'utente potrà eseguire sulla base degli argomenti quali categoria marciologica, comune sede delle attività, fisco, gestione dipendenti e tutte le altre voci presenti sulla barra scorrevole in alto. Un'altra personalizzazione dal menu impostazioni in basso a destra è quella sia delle notifiche che quella del comune o dei comuni di interesse per stare informato sulle attività di Confcommercio svolte nel territorio. E anche quello dell'attività o delle attività svolte per avere informazioni sempre aggiornate sul proprio settore. Cliccando sul pulsante notifiche, quindi l'utente avrà in sequenza la cronologia delle ultime notizie che lui stesso ha richiesto. Per molti argomenti è anche possibile filtrare temporaneamente alcuni sottoargomenti per fornire informazioni ancora più dettagliate. L'obiettivo per il futuro è costruire un canale moderno, facile, veloce e personale tra azienda e associazione. In questo senso, gli sviluppi già previsti, oltre a miglioramenti già in programma con il prossimo rilascio, riguardano l'autenticazione dell'utente, anche con dato biometrico, che permetterà con un semplice clic di prenotare partecipazioni a riunioni e webinar, incontri in sede o in call, corsi di formazione e in generale di facilitare l'interazione con gli uffici dell'associazione anche per l'erogazione di attuali e futuri servizi.